Allora, questa è una tappa importante per Scalea, una tappa importante per l'intera Calabria. Oggi celebriamo l'arrivo del trofeo senza fine del Giro d'Italia ed è importante perché darà lustro e comunque molta, molta visibilità da parte di milioni e milioni di telespettatori della Riviera dei Cedri per quanto riguarda la tappa di arrivo, ma dell'intera Calabria. Scalea è orgogliosa di, dopo tanti anni, di ospitare una tappa del Giro d'Italia. Questo è stato possibile grazie all'intervento di tanti attori, a partire da Ecotour, il Comune di Scalea, la Regione Calabria, il Parco Nazionale del Pollino, l'Associazione Ciclistica Terun, che hanno fatto sì che questa tappa potesse essere presente a Scalea. Il Giro d'Italia è una tappa importantissima, lo aspettiamo tutti a maggio, il Giro d'Italia, uno sport importante che ha segnato la storia d'Italia, quindi si è celebrato il centenario poco tempo fa, quindi è uno sport che unisce l'Italia da nord a sud e quindi dobbiamo prenderla come un'occasione per unire la Calabria dal nord a sud. Infatti ieri è stata significativa la presenza del Comune di Scalea, da me rappresentato, quindi personalmente a Palmi, per la conferenza stampa di lancio della tappa Palmi-Scalea, perché le due città non devono essere soltanto idealmente unite, ma proprio fisicamente, proprio a suggellare questo inizio, perché no, di una sinergia, di un dialogo dei territori, purché anche se lontani da Palmi-Scalea, però siamo tutti in Calabria e questa è una vetrina importante per l'intera Calabria, a dimostrazione che la Calabria, quando vuole, può fare cose importanti e belle.